mettiamo in ginocchio da lei. Buon pomeriggio e benvenuta, ben trovata. Grazie, grazie. Davvero, è davvero un piacere. Stiamo per fare una bella chiacchierata in cui posso darti del tu. Ma certo. Mi sento di darti del tu, vista in tutti questi film, tutta la tua meravigliosa carriera. Stiamo per raccontare tutte le cose belle che hai fatto, che fai e che farai. Ma prima rivediamo un po' di questi film che sono mitici. Sì. Tu e Gianni siete stata una coppia mitica, vediamo. Vediamo. Non son degno di te, non ti merito più. Questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine. Questo devi sapere, ma se mio cuore la leggenda della fontana si è avverata. Ci ha fatto ritrovare. No, non è stata una leggenda. È stato il nostro amore. Allora, Laura, abbiamo visto nel primo filmato che abbiamo mandato in ginocchio da te un giovanissimo Gianni Morandi che ti corteggia, insomma, che flirta un po' con te. Sì. Quella era la finzione cinematografica, ma nella realtà com'è andata? Uguale. Cioè? Uguale, noi ci siamo incontrati e quasi da subito, insomma, abbiamo cominciato a guardarci con occhi diversi. E forse è stato anche quello che è stato il successo del film, perché questa coppia così innamorata, così amata poi, anche, era anche così nella vita. Quindi finzione e realtà, diciamo, un po' certo, coincidevano. Che cosa aveva di speciale questo ragazzo che tu hai definito dinoccolato? Ne hai fatto una descrizione, no? Di questa sua fisicità un po' particolare. Ma sai, intanto diciamo che io venivo da un ambiente in cui ero molto seria, studiosa, non avevo avuto una vita di quelle un po' spericolata, diciamo, in giro, amici. Diciamo la classica brava ragazza, sì, no? Ecco, così, studiosa. Mm-hmm. Quando, aperta la porta, ho visto Gianni con questi occhi, questa faccia, da ragazzo un po', da ragazzino da prendere a sberle, se vuoi. Mm-hmm. E sempre un po' storto, no? Sempre con un braccio più giù. Sì, quello gli è un po' rimasto, no? Questo modo un po' dinoccolato. Mi ha fatto subito, diciamolo, mi ha fatto subito innamorare. Però c'è stato un episodio particolare che, se non fosse accaduto, forse noi oggi non saremmo qui a parlare di questa storia. E cioè quando quel regista vi chiese di ripetere la scena del bacio davanti alla fontana. Me lo racconti? Niente, non era, la scena non era venuta bene. Noi ci eravamo tutti salutati. Quindi era finita la giornata, ognuno era andato a casa sua, convinti che la scena fosse... Non proprio fosse... a casa, perché eravamo ancora a Napoli, ma ancora lì, ma facevamo le valigie, ecco. No, fermi tutti, perché bisogna rifare la scena, perché le luci non erano giuste. E quella rifare la scena è stato quasi una premonizione. Dobbiamo ribaciarci un'altra volta.
E quindi da lì avete capito che ribaciarvi non era poi tanto male. No. Senti Laura, tuo padre era un direttore d'orchestra, sì, un uomo molto serio. E che cosa ha detto quando tu gli hai detto: papà, mi sono innamorata di un musicista, mi sono innamorata di un cantante? Sì, ecco, non gliel'ho detto io, ma gliel'ha detto mio fratello. Ha cercato subito appena visto delle foto nostre, ha detto: sai papà, hanno pubblicato delle foto di Laura a passeggio con un giovane cantante. E lui ha detto: un cantante di musica lirica? Ah, lui avrebbe voluto magari un cantante lirico. E mio fratello ha detto: non proprio. Però poi devo dire che Gianni, con questa sua, voglio dire, quello che è ancora oggi, ha una capacità di coinvolgerti, di farsi voler bene. Insomma, mio padre alla fine è stato felice e gli ha voluto molto bene. Era difficile non voler bene. Sì, decisamente. Voi vi siete sposati in segreto. Sì. Una decisione un po' particolare. Io so che tu avevi confidato una tua cara amica Rita Pavone, le avevi detto: domani io sposerò Gianni, però mi raccomando, non lo dire a nessuno. Sì, e lei ha mantenuto il segreto. Ha mantenuto il segreto, ma poi io neanche sapevo in quale chiesa dovevo sposarmi. Ma come mai questa decisione? Comunque eravate due personaggi. Ma io devo dire, avevo visto delle foto o forse un filmato, non lo so, di Gloria Christian, mi pare, che usciva dalla chiesa di Napoli praticamente spogliata dagli ammiratori che tiravano il vestito, le tiravano i capelli, è uscita vestita di bianco come una sposa e è rimasta in bikini. Quindi diciamo avevi paura della folla, sì, dei giornalisti, dei fan? Sì, ho sempre avuto molta paura della folla, la folla mi fa paura. Per cui abbiamo detto: facciamo una cosa un po' tra di noi. Il nostro avvocato però, conoscendo Gianni, che non si tiene un cecio in bocca neanche morto, sapeva che avrebbe parlato, quindi a lui non ha detto niente a me, ci ha dato appuntamento alle 7 di mattina nel suo studio e ci ha portato in una chiesa dove fuori c'era un cartello chiuso per restauri. E siamo entrati, quindi c'era soltanto. Siete entrati dal retro, quindi veramente. Infatti, devo dire la verità, non esistono foto del vostro matrimonio, cioè avete solo le vostre foto personali. Noi abbiamo fatto una ricerca e in realtà queste fotografie non esistono, non ci sono. Però ci sono. È bella questa scelta comunque di riservatezza, insomma, di un momento tutto per voi. Tu hai avuto una carriera strepitosa, hai lavorato con tantissimi grandi. Abbiamo fatto un piccolo montaggio di alcune cose della tua carriera e poi ne parliamo. Mi hanno detto che sei bravissima a fare Charlotte. Io non t'ho mai visto, sai. Dai, che ti leggo le scarpe. Ehi, ma qui c'è anche la giacca del giardiniere. La vuoi? Tieni, prova a metterla. Guarda che baffetti che ti ho fatto. Andrew, vuoi che veniamo con te? No. Perché? Andrew deve essere solo. Così poco. Beh, sai, certi giorni. Non che mi importi, sai? Quando scrivi sei tu che te ne vai lontano da me e mi lasci sola. Diverso da te. Non ti è mai passata, eh? No. E allora ti abbiamo vista, no? In queste pietre miliari della tua carriera. Io però voglio ricordarti una frase che ti ha detto un regista proprio quando giravate, se non sbaglio, David Copperfield, ma non mi vorrei sbagliare. Un regista che ti ha detto un giorno: le grandi attrici sono quelle che sono capaci di lavorare molto senza lamentarsi mai. Tu sei una grande attrice. Questo ti fu scritto in una lettera dopo una giornata di lavoro particolare. Sì, 20 ore di lavoro di seguito. Era il produttore, Gilberto Carbone, mi mandò un mazzo di fiori e questo biglietto. Sì. Beh, insomma, è un bel attestato, no? di stima da parte di un produttore in quegli anni in cui, insomma, gli uomini magari facevano anche un po' fatica ad ammettere che le donne potevano essere forti come loro. Tu sei sempre stata una tosta, diciamola, una donna che ha fatto quello che voleva, sempre però con questa delicatezza, con questa gentilezza che ti contraddistingue. Tu e Gianni avete avuto due figli,
che sono, li conosciamo tutti, Marianna e Marco, avete 5 nipoti. Ecco, ma quando tu guardi i tuoi figli, che cosa c'è in loro di Jenny e che cosa c'è in loro invece di te? Ma non riesco a vedere nessun tipo di somiglianza. Vedo delle somiglianze nei nipoti, casomai, ma nei miei figli non vedo nessun tipo di somiglianza. Sì, forse Marco, che assomiglia tanto a Gianni, ma tutti dicono Marco è uguale a te, per cui non capisco più niente. O è uguale a me, o io quando lo vedo, vedo Gianni, non lo so. Ma è vero che quando Marco era piccolo e tu dovevi addormentarlo, gli recitavi l'Amleto? Guarda, questa è una cosa che è diventata così virale, perché Marco, sciocco, l'ha messa in uno spettacolo. L'ha raccontata. Il fatto è successo, insomma, sarà successo 2 o 3 volte, perché Marco a un certo punto non dormiva mai, non c'era verso di raccontare. Quindi tu non sapevi più che inventarti. Non sapevo più che cosa inventarmi. Siccome logicamente, sai, quando si fa l'accademia devi imparare la memoria tutto il possibile, perché la memoria va allenata. Io avevo imparato la memoria tutto l'Amleto, e poi soprattutto c'era una frase che io avevo deciso che avrei messo sopra la camera dei miei figli, che era che cos'è un uomo più di una bestia se non fa uso migliore del suo tempo che per mangiare e dormire. Questo era un ammonimento, perché bisognava comunque fare delle cose, non bisognava non far niente, anche appena nati. E poi Marco invece questa cosa l'ha presa, e adesso mi prendono in giro perché io recitavo l'Amleto. Però è una cosa molto carina. Senti, tu da tantissimi anni hai vissuto un'esperienza personale che ti ha dato molto e che continui a perseguire, cioè il tuo impegno con l'Africa. Tu ti dividi tra l'Italia e l'Africa, dove aiuti i bambini, dove aiuti le popolazioni, dove non c'è acqua. Mi parli di questo tuo mal d'Africa? Sai, queste cose capitano abbastanza per caso, io credo, perché non, assolutamente non ero portata a fare la Croce Rossina. Avevo già fatto 2 viaggi prima. L'Africa, specialmente il Kenya, è splendido, natura, animali, cose così. Poi capita quel momento in cui forse è particolare momento tuo di vita, non lo so. Una volta, la terza volta che sono andata lì, ho avuto un incontro con un bambino, e questo bambino è stato proprio quello che mi ha rapito il cuore, diciamo. Ti ha fatto scattare qualche cosa. Quegli occhi così eterni, non so, sembra che abbiano già visto questo mondo anche l'altro, perché sono degli occhi profondi in un modo spaventoso. È per questo che tu dici che la tua vita è una parentesi tra l'Adi, Armenia, che è il paese, il tuo paese di origine, il tuo cognome è un cognome armeno, sì, e l'Adi Africa. Sì. È bella questa frase, la vita una parentesi tra A e A. Sì, sono 2 paesi completamente diversi, l'Africa e l'Armenia. E io li amo in ugual misura tutti e 2, come avere dei figli molto diversi. L'Armenia, per la sua storia terribile, il primo genocidio del XX secolo, mio nonno, che è riuscito prima del 15 a scappare da ragazzino, stando anche molto male, si erano rovinati proprio i piedi nella fuga. L'hanno buttato su una barca e questa barca è arrivata a Venezia. A Venezia c'è l'isola degli Armeni, che un doge aveva regalato a Mkhitar, che è stato un santo, considerato dagli armeni un santo. E lì questo ragazzino è cresciuto, ha studiato, evidentemente era molto intelligente, era molto già arrivava preparato, evidentemente era di una famiglia. Poche cose so di mio nonno. Quelle poche le ho sapute, le ho trovate. Hai letto, so che hai letto delle belle lettere d'amore quando tuo nonno e tua nonna, sì, che ti hanno un po', diciamo così, aperto il cuore a questo paese. Io so che a gennaio tornerai in Africa, quindi sì, ti voglio salutare ringraziandoti per quello che fai per questi bambini, per la forza che ci metti.
Grazie per essere stata con noi questo pomeriggio, in bocca al lupo. Grazie, grazie a te. Mille, grazie. Laura.